Ciao a tutti ragazzi, io sono XDaniele e benvenuti in questo nuovo video. Come saprete se siete giocatori di PlayStation 3, o meglio di Uncharted 3, il giorno 7 agosto 2012 è stata rilasciata una patch importantissima per questo videogioco, la 1.13. Giusto per darvi un'idea dell'importanza di questa patch, sappiate che il suo peso si aggira intorno ai 260 MB e per scaricarla io con la mia connessione mediocre ho impiegato circa 10-15 minuti. Comunque adesso insieme andremo a vedere il changelog completo, ovviamente tradotto da me in italiano, e tutte le modifiche che questa patch apporterà al videogioco e più nello specifico al multigiocatore, sul quale la patch è concentrato. Sappiate comunque che tutti i contenuti saranno rilasciati dal 7 agosto al 14 agosto 2012 e alcuni sono strettamente legati a un DLC che verrà rilasciato soltanto alla fine, per cui probabilmente non ne parlerò in questo video. Bene, incominciamo a parlare un pochino di tutte le features, i contenuti scaricabili, sbloccabili, acquistabili all'interno del gioco con i soldi del gioco stesso. Questa patch va a introdurre in tutto i nuovi oggetti customizzabili per ciascun personaggio sono 137, ma soltanto 75 di questi sono in comune fra tutti i personaggi, mentre i 62 rimanenti saranno, che so, determinati per Drake o un altro. Saranno introdotte due nuove skin personaggio, una chiamata Spider e l'altra Dijin, insomma, come preferite chiamarlo. Inoltre, ad aggiungersi alle già numerose componenti degli emblemi di Uncharted, se ne aggiungeranno altre 25, così da poter rendere i nostri emblemi sempre più fantasiosi e creativi. Abbiamo inoltre la prima componente scaricabile e acquistabile attraverso soldi veri dal PlayStation Store. Si tratta di 11 nuove provocazioni. Per la parte di voi che invece ama collezionare i tesori di Uncharted 3, quella parte di piccolo collezionismo all'interno del multigiocatore, sappiate che saranno introdotti 25 nuovi set di tesori da due pezzi ciascuno, per cui un totale di 50 nuovi tesori. E finalmente abbiamo un fattore incidente sul multigiocatore, sulle statistiche dell'online di Uncharted 3. Sebbene siano dei collezionabili, sono 27 cappelli, 27 copricapi, che però andranno a modificare le statistiche del personaggio sul quale lo applicheremo. Per cui, che so, andranno ad aumentare la precisione ma diminuire la gittata, ridurre lo spread ma aumentare il danno. Poi, sempre nel changelog, si fa riferimento a un set di oggetti da cowboy. Non so se si tratti di tesori, oggetti customizzabili per ciascun personaggio, solo per gli eroi o per i cattivi, però sappiamo che sicuramente faranno riferimento al Far West. Per gli amanti della saga di Jak and Dexter, invece, ci saranno da acquistare sul PlayStation Store a un prezzo non ancora noto gli occhiali di Jak. Questi saranno indossabili da ciascun personaggio di Uncharted, senza restrizioni. In onore della fiera del fumetto, poi, saranno messe a disposizione gratuitamente 10 magliette dedicate ad essa, alla fiera del fumetto. 5 rispettivamente per ciascuna fazione, ovvero eroi e cattivi. Sempre per quanto riguarda la fiera del fumetto, saranno rese disponibili 4 armi a canna lunga e 4 pistole, disponibili all'acquisto attraverso i soldi del gioco. Per non farsi poi mancare un pizzico di pubblicità, la Naughty Dog ha introdotto 2 magliette dedicate al suo nuovo titolo in uscita, The Last of Us. Ciascuna per l'eroe e per il cattivo. Sarà inoltre scaricabile totalmente gratuitamente la skin Make.Believe, lo slogan della Sony. Questa skin comprende la skin Make.Believe per Spider, 6 nuove provocazioni, la M9 personalizzabile, un nuovo oggetto personalizzabile sia per il dorso che per la testa, sia per le gambe che anche i piedi, e in più tutte le parti del personaggio Make.Believe sono anche disponibili per eroe cattivo personalizzabile. E finalmente è stata aggiunta l'opzione che ci consente di acquistare e o utilizzare gli oggetti nuovi o attualmente in game, fra quali armi, scudi, eccetera, eccetera, senza necessariamente dover raggiungere il livello richiesto. Ora mi lascerò una piccola notizia per la fine del video perché, come saprete, le notizie più interessanti e succulente vanno lasciate alla fine. E andiamo avanti allora. Sappiate che più avanti ci saranno da scaricare una cosa come 5 DLC. Ciascuno di questi conterrà 10 trofei, fra i quali 3 d'argento e 7 di bronzo. Ovviamente per guadagnare questi trofei bisognerà acquistare il DLC. E l'utente non guadagnerà automaticamente i trofei nel caso abbia già svolto l'azione richiesta per sbloccare il trofeo stesso. Sono stati introdotti due nuovi retaggi, il retaggio 4 e il 5, e sono stati incrementati i requisiti per completarli. Inoltre a questi retaggi saranno legati degli oggetti da sbloccare. Fra questi abbiamo, alla fine del quarto retaggio, lo sblocco della maschera del bandito, alla fine del quinto retaggio, lo sblocco della maschera di Luca,
E alla fine del quinto vetaggio ben 5 parti customizzabili per l'emblema, fra i quali due teschi, un demone, uno scienziato pazzo, un teschio ombra e un super teschio. Al completamento del 75esimo livello del quinto vetaggio sbloccheremo delle nuove versioni delle 4 maschere dei clown. Ciascuna di queste andrà ovviamente a modificare le nostre statistiche in game. E per concludere la parte delle features, sappiate che sono stati aggiunti dei nuovi livelli distintivi. Bene, ora andiamo ad analizzare i cambiamenti del gameplay e poi vediamo un pochino di riprendere quella novità che avevo deciso di tralasciare a metà video. Fra i cambiamenti al gameplay abbiamo in primis un aumento al rinculo del Gmol. Abbandonando una partita in cooperativa, inoltre, non conterà più come una sconfitta competitiva. Verrà semplicemente segnata come disconnessione o abbandono. Le partite nel laboratorio invece non contano più come classificate e non vi aiuteranno a scalare la leaderboard. Per prendere la medaglia morte dall'alto, invece, bisognerà avere un'altezza minima di 2 metri dal bersaglio, perché come saprete bastava saltare e tirare la granata guadagnandosi la medaglia gratuitamente. Sempre parlando di medaglie, sapete che sarà possibile guadagnare più di una medaglia "Ehi, prendi questo" per ogni partita che disputerete. Il ratio di fuoco della pistola Tau è stato aumentato. Adesso è superiore del 30% e quando andate a raccogliere delle munizioni anziché raccogliere 3 proiettili ne raccogliete ben 6. È stata fatta anche una modifica alla M9. Di fatto quando sparate senza mirare la precisione è ridotta del 10%, mentre è aumentata quando prendete la mira. Poi durante la modalità Marked Man, assassino, uomo marchiato, il target del giocatore da uccidere varia, migra di giocatore in giocatore, aumentando un pochino la versatilità di questa modalità troppo sbilanciata da una parte. È stato fissato inoltre il fatto che quando si sparava da dietro uno scudo sotto copertura con una pistola, lo sparo praticamente non si sentiva. E sempre per quanto riguarda i fix, è stato risolto un bug per il quale potevi continuare a controllare la torretta fissa in maniera remota dopo che ti veniva distrutto lo scudo antisommossa sulle spalle, e non è più possibile teletrasportarsi con la bomba fumogena mentre si teneva l'idolo. Ok ragazzi, abbiamo quasi finito, ora finalmente sveleremo quelle due informazioni che secondo me sono le migliori introduzioni di questa nuova patch. La prima news consiste negli esperimenti del laboratorio. In inglese l'informazione che ci danno nel changelogs si chiama Experimental Block Mesh Lab Maps. Praticamente vi spiego in cosa consiste. Gli sviluppatori della Naughty Dog proporranno continuamente all'interno del laboratorio delle mappe sviluppate soltanto attraverso poligoni, forme molto basilari, tutte bianche, senza decorazioni, senza colori. Ce le faranno provare e poi, se riterranno che la mappa viene molto gradita dalla community, allora a quel punto la abbelliranno con decorazioni, colori e la renderanno pubblica. Una gran bella idea secondo me. Mentre per quanto riguarda la seconda news più importante e secondo me la migliore di tutta la patch 1.13, questa è l'introduzione del sistema di tornei. Vi spiego un pochino come funziona secondo quello che ho capito io. Questo sistema di tornei in Uncharted 3 si fonda a sua volta su un sistema di ticket, di biglietti. Praticamente all'inizio di ogni settimana di torneo, perché ogni torneo inizierà e si concluderà dopo una settimana, noi, come tutti gli altri player di Uncharted 3, riceveremo 10 ticket in partenza. Praticamente, giocandoci questi ticket nelle partite normali, ovviamente più ce ne giocheremo sotto una sorta di scommessa, più ne vinceremo se vinceremo la partita e ovviamente andremo a perderli se non siamo capaci. Per cui, una volta scalata la leaderboard appositamente inserita sempre attraverso la patch, andremo a vincere degli item particolari, armi d'oro, delle skin, un sacco di item che ancora nemmeno sono stati svelati per la loro totalità. Per cui sicuramente un sistema molto interessante che continuerà ad alimentare la nostra voglia di giocare questo gioco fantastico. Comunque ragazzi, il video sta ormai giungendo al termine. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al Jimba Network e dare anche un'occhiata al mio canale magari. Sappiate inoltre che tutte le informazioni che vi ho dato oggi sono verificate dalla Naughty Dog, sono state pubblicate da essa, però alcune informazioni come quelle relative ai 3 DLC in uscita, prossima uscita, saranno rese note soltanto il giorno 14 agosto, per cui cercherò di organizzare un video anche per quell'evento. Per ora questo è tutto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao belli!